Oh, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo qualcosa di diverso, ma praticamente uguale. Allora, faccio vedere giusto 2 minuti molto velocemente come si cambia l'olio idraulico dei Landini serie 2, comunque in generale di tutti i Landini Mistral. E tra l'altro anche il nuovo Mistral 2 che è appena uscito, che sono praticamente tutti uguali. Questo modello ha il serbatoio dell'olio sia idraulico che del cambio che anche dello sterzo davanti, praticamente qui sotto al sedile, cioè sotto tra il sedile e la plancia del volante. C'è questo tappino qua, infatti con scritto oil in inglese, semplicemente va tolto. Dopodiché abbiamo una, adesso forse si vede poco, bisogna svitare questo tappino con una brugola. Ecco qui, brugola da 12 mm, era un po' duro, lo svitiamo e abbiamo poi la stina del livello, che adesso vi faccio vedere. Ah, vedete queste tre tacche, ok? 1, 2 e 3. Secondo il libretto delle istruzioni, la prima tacca è il minimo per chi lavora in pianura, praticamente ha, diciamo, anche pochi attrezzi con l'uso dei distributori idraulici, quindi massimo e minimo. Per chi lavora invece in montagna o comunque in pendenza, quindi il serbatoio dell'olio non è sempre in piano, questo nel mio caso, questa è la seconda asticella, quindi livello massimo e livello minimo. Io l'ho già usato trattore quest'anno, attacca e stacca i tubi idraulici, comunque si perde un po' di olio, è normale, e ho visto infatti che anche alzava di meno il sollevatore, infatti è praticamente qui il livello dell'olio. Quindi adesso lo vado a rabboccare. L'olio da prendere lo trovate sul libretto delle istruzioni, ma al massimo vi lascio in schermata quello che ho io. Quindi semplicemente un olio idraulico che va bene, multifunzione in pratica. L'olio idraulico comunque è diverso dall'olio motore perché mantiene una viscosità comunque più elevata, non tanto nei trattori di medio-bassa potenza come questo, ma nei trattori molto grossi che hanno diverse pompe di diversi circuiti idraulici. È importantissimo non sbagliare l'olio utilizzato perché altrimenti succede un casino. Piccolo trucco anche quando riempite con le taniche così grosse. Qui l'ideale sarebbe metterci un tubino di gomma attaccato all'imbuto che poi vada giù nel buco del serbatoio. Però sono da solo, quindi è un po' complicato da fare. Allora, piccolo trucco: non versate mai per così, ma versate in questo senso perché cola meno sul lato del bombolotto, del fustino, insomma. Proviamo a vedere a che punto siamo. Ok, non penso che si riesca a vedere perché è un po' difficile, però l'olio copre tutte le tre, i tre segni della stina, anzi arrivo un pelo sopra anche l'ultimo, quindi è perfetto, direi. E quindi niente, adesso mi raccomando, non perdete mai le guarnizioni. Ci rimettiamo la guarnizioncina di rame, cerchiamo di lavorare sempre più o meno nel pulito, che comunque il filtro dell'olio idraulico c'è, adesso magari ve lo faccio anche vedere. Si avvita e il gioco è fatto. Non serve avvitare stretto come dei dannati perché tanto non ne vale la pena, tanto non va da nessuna parte, basta dare solo una stretta a mano ed è più che sufficiente. Ci mettiamo il tappo che dovrebbe coprire dalla polvere, dopodiché adesso vi faccio vedere il filtro dell'olio idraulico che è praticamente questo qua, un bel made in China però Argo Tractors, niente, è questo qua, quindi l'olio passa di qui, poi va tutto nel circuito e basta. Niente, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, lasciate un mi piace e niente, ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli!